Enkia Nalar, tra l'altro carta qui io sono legatissimo perché l'ho sempre giocata all'interno delle varie liste di Kiki Cord, Kiki Pod che ho mai giocato, bellissima carta che abbiamo giocato ieri con grande serenità e soprattutto con grandissimo piacere dei nostri Oppo che sono caduti sotto i colpi di una 2-2 che non fa quasi niente ma che mette due dotteri, poi spara, fa cose e io e Marco Camilluzzi insieme a questo Monored direi che ci siamo tanto divertiti, vero Marco? Assolutamente sì, cioè Bianchina è una carta che va piano ma va sano e va lontano, Giusto, cioè giusto. lei non ti chiederà mai troppo perché comunque costa 4 mana nella 2-2, quindi pure se non la giochi non ti dice È giusto, niente, è vero. ma darà sempre tutto Pesa, è una specie di lima per fare quello che vuoi. un no, Sì, però lima no, tanto perché fiato. alla fine Bianchia un po' di talento ce l'ha, più un Tommasi, che dici? Esatto, Sì, perché è leggera come lui, cioè veramente un questo tipo personaggio di carte a cui tu appunto non devi chiedere troppo, ma quando sono in gioco lo vedi che danno tutto per la squadra. lento. Brava Esatto. Bianchia, brava, brava. Comunque, se tu ci pensi, sacrifica pure le cose che crea. Sì, una Quello entra in roba, gioco, cioè crea non. No, e le sacrifica per team. Quindi, cioè, però, ti posso dire, non gli si può dire niente. assolutamente. Comunque, intanto stiamo cercando il nostro nuovo Oppo. Ieri con Marco abbiamo parlato di un po' argomenti, dello standard, del fatto che appunto in Modena è riuscito a fare top 8, bla bla bla. Adesso il nuovo argomento, mentre cerchiamo Oppi in Legacy, sarà: ti sei qualificato quindi al prossimo qualifier che sarà Historic. Come lo vedi Historic in questo momento, ma è arrivato il nostro Oppo e siamo pure on the Ma play. è il momento di vincere il dado, cosa che abbiamo appena Esatto, fatto, quindi quindi. diciamo questo, che dopo parleremo di come vedi Historic, intanto dimmi come questa mano è forte, questa mano. Ma stavolta tieni sempre sereno, fai un E chippino. faccio Magus di primo. Mi sa di sì, mi Ma sa se di può sì. pure non fa Sei proprio. effettivamente, cioè nel senso non so. No, però contro tanti mazzi è veramente, 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 veramente Eh forte. sì. Cioè non. Ci sono troppi mazzi contro i quali te premia. Allora, ha una sfiga farlo, non farlo Che poi spegne fare. Ancient Tomb. Che poi spegne Ancient Tomb. Quindi ti posso dire: fai allora esili e sparagli un War Boss, dai. Spariamogli un War Boss. Ok. Che alla fine non è che World Boss di primo fa schifo comunque, giusto? No, zero. Però fa anche senso, mi fa un corpo. Sì, non mi devi rompere le scatole. Sì. War Boss invece non Sì. è una carta come Bianchia Operaia. Lui si vuole fare un po' vedere. Lui è. No, Warboss è la classica carta. Sì, sta sempre in Esatto, mezzo a è tutto. una Ma sa specie di sempre. influencer War Boss, se vuoi. Cioè, Sì. è quello. Però caspita, qui andava Esattissimo. bene. Oh, chi è? Ma non si vede in Legacy da una Ah, vita, ecco. sta cosa. Vabbè, gamma fa. E mo ce l'avrà la Force of Will lui? Ma no, aspetta, io non farei. Sai che io farei quell'altro, mi sa, il Garrison. Prima attaccherei, però, aspetta. Vabbè, però. Io sai che attaccherei perché. Intanto attacchiamo, vediamo che aria tira. Perché se mi fa dei. Cioè, lui non ha Force of Will, ok? Quindi devi mentorare su un pezzo. Però Daze potrebbe avercelo, sei Sì. d'accordo? E forse mi faccio fa Daze su 2-3. Beh, sì, anche perché comunque è abbastanza forte per metterlo sotto un treno e quindi lui qui Daze lo deve fare probabilmente e dopo noi con i tre danni a noi risolviamo sicuro Magus perché abbiamo Reb. Infatti arriva Daze perché Marco Camilluzzi ci porta in paradiso, grande, con gli influencer, appunto, Legion War Boss, ricordatevi, è l'influencer. Però l'influencer, cioè, mentre, come si chiama, l'altro Goblin, mo non mi viene, Rabble Master è il primo, quello che ha lanciato il trend, Legion War Boss è quello che copia, capito? Questo è quanto. Va bene, Magus of the Moon, coperto da Reb, giusto? Tanto, è tanto tu. Beh, sì, va bene, sì, tanto è uguale, tanto per il nostro attacco cambia poco. Adesso lui ci avrà Force of Morto, Negation. non ti preoccupare. Morto, ha deciso che siamo abbastanza antipatici e la partita poteva finire qua. Ci sta. Ok,
Ok, quindi tu sai sideare anche senza aver visto il mazzo, giustamente. Beh, lui è threshold, quindi è Canadian threshold, è un ragazzo antipatico. Secondo me le nostre due reb ci piacciono. E i Blood Moon Effect contro di lui sono tecnicamente molto forti. Trinisfera? Ok. Trinisfera in realtà è molto forte contro di lui, fatta subito. Ah, lui ha un problema, lui dovrebbe, credo che giochi Tarmogoyf. Lui dovrebbe essere candidato, quindi vediamo un pochino cosa sai dare e cosa devi sai dare. Certo, Perché Tarmogoyf ci rompe il culo i almeno, no? calici. Non Tarmogoyf capito? ci rompe il culo, non ci avevo pensato. Tarmogoyf, beh, diciamo che è un po' antipatico, visto di meglio. Vediamo un po' se, perché sto pensando quanto vogliamo. Quanto vogliamo i nostri amici Von Crusher? Secondo me potremmo togliere Magus of the Moon, forse, perché Trinisfera in realtà è abbastanza figa. Se togliamo tutti i Magus, togli pure l'altro Magus. E metto Trinisfera. No, la quarta, no, la quarta no. Io sto pensando perché. Ah, io intanto metterei sicuramente un paio di Bone Crusher. Non troppi, un po' però li vuoi Ne ho perché messo se uno no ti rompi solo, le quindi ne devo scatole. mettere un altro. Togli un Fireflux. Un 4-3. Ok. Sto pensando sui 2-3 che mi attacchi e mettono 2-1-1. Sì. Se ne potrebbero togliere perché sto pensando pure se togliere una Trinisfera, un Dead Draw. Perché, ah, in realtà, Trinisfera ti protegge su tante cose. Trinisfera è un'amica vera. C'è più che altro Trinisfera ti premia vanto se l'altro tiene coppa. Comunque, quel mazzo non gioca tante terre. Togli un Garrison e metti un altro Bone Crusher. Submetto. Vai. E vai con Dio. Per Mooncrusher lo mettiamo per giocare contro. te, se Delver, se gioca Delver. Ok. Allora, calice di primo, Rubble Master di secondo. Questa mano è molto molto dannosa, però potrebbe avere tanta. Ci fa 1000 danni questa mano, però teniamo lui che passa, lui Lega 6. Questa mano ci fa tanti danni, però comunque è calice, che è una super carta. Contro di lui mi sembra forte Calice, perché se gioca Delver, gioca Nimble Gun Goose, giocherà Bolt, non è contento di vedere Calice di primo, eh? A noi che Malega 5 non ci dispiace No, per no, questo. non possiamo dire che ci dispiace troppo, ma un po' contenti siamo, dai. Sì, visto da peggio. Delver of Vai. Secrets, turno 1, Calice del Nulla, turno... Oh, attenzione. Aspetta, però mi sa che ci piace. Allora, lo sai che potresti fare? Secondo me, se vuoi giocare un po' più sereno, Scusate. Ah, io sono per fare calice, però penso che lo farei con Mox Open. Mox open. Ok. Mox, io farei pure Quindi Mox, faccio credo Mox e questo turno. scarto Shuttle su Smashing. Sono deciso tra Shatterskull o Bianchira. O Rubble Master pure. Perché se tu fai calice, no, sto pensando perché Bianchina in realtà sto matchup è forte, credo. O è meglio non ti, perché tu non vuoi prenderti Daze adesso, Certo. d'accordo? Quindi sicuramente devi fare Mox. Non so se vuoi. Ah, se ti togli Shatterskull, dopo c'è bisogno di un altro. Dopo tu non hai un altro rosso, però hai 2 turni per pescarlo. Beh, Quindi intanto è ti un difendi, c'hai il threshold. Bone Crusher che uccide Delver. Boh, penso che... Dai, Anche perché hai proviamoci. detto tu, la mano è molto dannosa, no? Quindi per cui se io mi faccio danni anche di Shatterskull Smashing non sono Beh, Dio, contento. però il turno dopo la puoi fare serenamente tappata quella, eh. Ah, questo è vero. Allora, qui... Ok,
Però non ho capito. Calice 1, calice Ah, 1. ok, calice 1. Quindi questo era solo per uscire da Daze, ma per fare comunque calice 1, appunto, che lui Daze non ce lo può fare, perché in caso paghiamo il mana con Chromox, quindi Daze a 1 arriva. E Daze a 1 cosa leva? Bolt, gli altri Delver e i manipolatori, giusto? Eh sì, adesso calice 1, dici calice 1, adesso ti spegni mezzo mana. Infatti Bolt non lo potrà fare. Intanto ci fa 3 danni. Quindi adesso noi dobbiamo pensare se risolvere questo affare o fare Pian Kiran, così proprio. Sto pensando perché in realtà tu non ti prendi tanti danni così. Se tu, no, dico, sto pensando se tu glielo ammazzi. Se fai doppio bianchi, cioè se fai bianchi, allora lui che fa? Te può fa Daze. Quindi ti posso dire terra, Rossa. la terra, montagna, sì, in upkeep gli fai sto, sì, gli fai Mo quello là. Crusher Giant. T'aiuto io. Sì, mi sono spiegato, esatto, grazie. Gentilissimo. Lei, Tra come lei l'altro, buon umano. Crusher Giant che ci ha fatto notare zio Francone, che salutiamo, sul commento del video di lunedì, che è una risposta a True Name Nemesis. Sì, yes. Abbiamo vinto. Hai visto? Perché non aveva nulla, avrà pescato un'altra carta di merda a costo 1. Oh, te posso dire, mamma, più sereni Ma del villaggio. veramente 2-0, 2-0, 2-0, le partite che vinci le stravinci. Cioè, questo è un mazzo che probabilmente in Legacy potrei giocare anch'io. Conosco un minimo le 6 date e, cioè, con grande serenità mi approccio al formato con grande serenità. Esatto, ah, in realtà la difficoltà del formato è capire quali lock, come e quando mettere i lock e quali mano malegare. Perché ad esempio, ti ripeto, quella che abbiamo perso, abbiamo tenuto una mano veramente troppo, forse troppo ferra. Senti, parlavamo di Historic, quindi dovrai fare il qualifier Historic il prossimo mese. Historic ora è in un Esatto. momento un po' particolare, non Strano, si può giocare, sembra strano. modern, super aggressivo, dove i mazzi fanno cose sbagliate, Angeli fa 100 vite, Elfi ti mena per 100 danni, Arcanista che è un mazzo ferro in teoria che voleva un po' sopravvivere a tutto questo, si trova un po' in difficoltà, ma fa anche lui le sue porcherie. Tu come lo vedi? Ti piace, non ti piace? Allora, Elfi mi piace molto. Elfi è Elfi è forte. proprio forte, sì. Elfi è veramente un bel mazzo. Non c'è proprio nulla da dire. Allora, a me prima, cioè fino all'ultima season che si era un po' giocato Historic, mi piaceva molto bianco-verde. Eh sì, Bianco-verde mi ha sembrato veramente un super mazzo. Adesso ci dovrò studiare un attimino, perché col fatto che è un formato che si gioca solo su. Dico, oh, vedi questa mano quanto è bella? Malleghiamo. si gioca solo su Arena, anche questa la molleghiamo. Se me anche questa devi malleghiare. E questa la terremo. È una merda, ma la terremo. È una merda. Qua devi togliere quella e togli. Perché al buio mi sa che sei costretto a togliere quella carta lì. Beh, almeno fai il tuo piano, cioè nel senso io faccio Ancient Tomb, Ancientomb, bravo, Trinisfera questa. turno 2, sperando che non venga counterata, potrebbe essere già game, no? Se ci pensi, l'hai detto tu prima, però vabbè, insomma, abbiamo mollicato la cica, possiamo vincere tutte le partite, regà, non, cioè io vorrei, onestamente, No, però... no. Va bene, meglio mallicare oggi per non mallicare domani, Lui fa anzi, Flooded Strand, no. già mi sembra, per esempio, noi usciamo da Daze con questa giocata. Faccio un'altra Ancient Tomb e mi prendo 4 danni, vero? Cioè, noi siamo. Lui deve fare per forza Force of Will con questa carta. A quanto pare. O Force of Negation, Sì, insomma. certo, Force of Negation è meno male. Infatti, proprio Force of Negation Counter fa. Noi senza rosso siamo. Sì, balance. allevato Counterbalance. Ma questo è incriminale. Questo muore dagli effetti di Luna, però morirà G2, G3. Non lo so quanto muoia gli effetti di una lui, No? però dipende quanto. Dipende da che versione Ok, finalmente possiamo fare un Rubble Master. Direi di farlo, no?
Che fai No, non Artimino? lo so, infatti, non ho altre Se tu fai opzioni, quindi cioè, Artimino. lui deve tirar fuori un altro counter, non lo tira fuori, mo deve Magari a lo spighetta. bolta, non Ah, lo dici so. spighetta. No, invece No, Goblin spighetta. passa. Io, tu dici, io guarda, so che dite. Noi cosa possiamo pescare di fortissimo? Niente, perché l'altro Rubble Master ci No, un abbiamo camice ancora. uno può Ah, un aiutare. calice a uno può aiutare, bravo, c'hai ragione. Col fatto che ci abbiamo un po' di problemi, no, ti ripeto, lo scopriamo. No. Carichetto uno, mo, male, non sarebbe. Invece si Invece ti deve. passo di una bella accentuata di quelle proprio. Ah, che tu fai? Ah, che Scusa, lo faccio bellezza. così, così almeno mi faccio meno danni. E lui non fa niente, che ci avratta questo? Cioè, siamo morti. Ah, no, potrebbe averci Snapcaster, però lo scopriamo subito, vero? Devo salire. Beh, sì, se c'è Snapcaster adesso lo bloccherà. Attacco Rubble Master? Ah, deve attaccare per forza perché c'è Obbligato. l'altro Rubble Master, giusto? Sì. Ok, funziona così. Other Goblin Creatures, ok, perfetto. E invece c'ha Ah, Ulbreacher che. invece si schianta sul nostro Esatto, amico. vabbè, oh, pari e patta, tra virgolette. Cioè, sono contento che comunque blocchi qui, così poi i Goblin continuano a. Manco troppo pari e patta in realtà, perché Ah, invece guarda, va la pedina. Ok, manco troppo, in realtà esatto, non è manco troppo sto pari e Vabbè, patta. se mangia la pedina sono contento, però chi lo sapeva? Io pensavo avrebbe mangiato il goblin. Daisan Ah, questa si accolla. Doing, quindi lui pesca 7, noi non peschiamo niente, e fa pure un sacco di tesori. È quello il problema. Questo è stato un problema Noi peschiamo serio. una ricca No, terra fantastica. Noi però ci riproviamo, eh. Cioè, nel senso. noi ci riduffiamo proprio. Non arrivano i Proprio bolt, quindi. Oh. Nome in codice attacco con tutto. No, con tutto, sì. E tra l'altro, scusami, lui qui deve veramente inventarsi un altro blocco perché questi sono troppi. Sono 10. Cioè, basta un Rubble Master che passa e lui muore. speriamo che abbia 4 forse quello, ma c'è tanto mana, c'è È tanto morto. mana. Oh. È morto così. È morto così. Buono. Posso dire, ma che sei stato Vabbè, sereno, allora, sereno, io sicuramente educato. metto le due reb e questo. Ho visto effettivamente tante basiche. Dimmi tu poi cosa ne facciamo. Esattamente, lui sì, sicuramente gioca un po' di base, gioca counterbalance, forse possiamo mettere un paio di bancrascerini, perché lui gioca quanti ne giocherà? Almeno un paio di quelli, sei d'accordo? Sì, boh, penso sì. Trinisfera I galici ci piacciono, i ci galici ci piace, Magus lo piacciono, levo. ma tutti i mago, quanto sai di dire sì, vediamo un attimo, perché non so come giocherà, ma non è che giocherà a 700. De base, 2, 3, possiamo togliere, quante sono? 64. Possiamo togliere una Bianchina che è un po' alto di casting cost, però sì, forse pure. Forse possiamo togliere un Magus almeno, sì. Otteniamo un paio di Garrison. Tutte e due? A me non dispiace che comunque è un altro pezzo che mena. Ah, quindi lo vuoi tenere? Non ho Eh capito. sì, sto pensando, però dai, togli un paio di Garrison, lasciamo. Sto pensando quanti, perché non so quante basi che gioca quel mazzo, però non so quanti, però dai, così secondo me, così potrebbe essere buono. Vediamo quanto siamo esplosivi. Certo, lui ha pescato 7 e non c'aveva un cazzo. Che ride. Ma che te devo dire? Abbiamo la lira da 5, no? Io, ma che devo Infatti è fare? vero. Blood Moon di primo. Tieni, questa mano, tranquillamente. Questa mano Non è incredibile. tengo. Ok. Sì. Blood Moon di primo non fa un Ottimo. cazzo. Ma non fa niente, Però però. Calice di primo può fare qualcosa. Però ha rotto le scatole con tutte queste Blood Moon.
Ti posso dire, se dai, proviamo a fare calice di primo, dai. Girare intorno a Daze con la scimmia che c'ho in mano è bello. No, non so se gioca Daze, però sicuramente forse gioca. Allora, se Brainstorm, chiama. brainstorm, bella. Poi potremmo fare Pia in Kiran di secondo, facendoci 100.000 milioni di danni, chiaramente. Però Pia in Ah, Kiran questo gioca dice. un po' contro quell'Ulbricher e altre cose simili. No, esatto, infatti Pinchiera ci piace. Adesso noi ci facciamo una bella Bloodmoonie. Andiamo tutti con calma. Madonna, perdiamo 5 per fare Blood Vai, dacci. Moon. Padre. Vado? Accetto, vai, vai. Mai tuffarsi indietro. Anche questa fuori da Daze, perché sempre abbiamo Simian Spirit Guide, però Ma non so se giochi Daze questo mazzo, si però prenderà la sua vediamo. seconda isola a questo punto. È Esatto, infatti così fa, certo, quindi. Va 2000 Bogo. bene, calma fa. Bene, almeno abbiamo Noi smesso di facciamo farci danni con le l'attimo terre, poi. Esatto, vedi la no? cosa Vedi, positiva, vedi il lato ciao, positivo. Va quest'anno. bene, ora ogni fetch per lui. Cioè, lui tra l'altro deve trovare un modo per fare bianco, da quello che ho capito, no? Quindi. Già, no, insomma, lui c'ha un breccio, ma io ti posso dire, io mi sa che la schiaffo, sta Sì, bianchina, eh? fatto via. Sì, dai. Beh, Perché noi comunque ci ora abbiamo noi quella mani dobbiamo pescare un dopo. po' d'action perché sennò siamo chiaramente morti. No, questa carta un minimo di vita, insomma, te la dà. Entrata. Questo. E quello muore dalla Il Pia in Kiran, gli sacco un totter e muore, però vabbè, fa prima a fare dei sanduing, chiaramente. esatto, che però bene 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 non ci fa, però insomma. Ecco fatto, un'altra volta. No, che ci ha fatto scarto 7 pesco, insomma, dai. Non è che ci ha fatto proprio No, ha piacere, fatto pure 7 tesori, caspita, cioè, non, è vero, è eh. un po' Sì, insomma, alloccato, diciamo. però caspita. Vediamo che ci inventiamo noi, dovremmo pescare un rab... No, Ancient Tomb non va bene. Ma forse glielo puoi Sì, ammazzare? glielo posso ammazzare dopo che attacco, questo non vola, no? No. Quindi attacco... Però prima dell'attacco, no? Ah, ok, per fargli un danno in più. Ti fai andare in più, Sì, no? giusto. Mamma mia, stiamo attaccati a 3 danni a turno però. Vabbè, mo vediamo che succede. Lui comunque ha fatto 2 volte la stessa giocata, fortissima, quindi pure un po' così, insomma. Tra l'altro, stavo dicendo, ah, ma deve trovare il bianco, ora ha tutto il bianco che vuole. Magari c'è un sacco di merda in mano. Caspita, 8 carte di merda in Legacy mi sembra complicato, insomma. Narset. Ma praticamente questo è un mazzo blu per giocare contro i blue deck. Lui vuole giocare contro i blue deck che pescano, che brainstormano. Cioè, non... preso Force of Will in mano, il che vuol dire che lui avrà un counter per le nostre cosette. Sacca un tesoro, sacca un altro tesoro. Sacca un altro tesoro. Sacca un altro. Che cazzo sta a fare? Terminus. Passo di Camaso. Terminus non miracolato, poi è una cosa meravigliosa. Ora c'ha Force of Will in mano, la nostra partita è finita. Vabbè. No, vabbè, ah sì, ma se ancora non sei Ancora non morto. sono morto. Beh, continuiamo. Beh, io devo pescare Comunque immagino doppia che spell, eh? Cioè nel senso non sono morto perché sto a 13, volevi dire, però lui è completamente in controllo. sono morto perché lui non fa niente, quindi insomma. Ok.
Tutte ste gare. Ma che cavolo, ma come le pare, Noi non peschiamo mai, vero? Un no. Arset non ci dà fastidio. No, siamo troppo umili nel La Narset. statica di Narset non ci dà per niente fastidio. Siamo troppo umili, hai ragione. Narset è una carta, come si dice, piccolo borghese, ecco, cioè non. Ah, ma sei di Narset, sai, con gli amici di Falco. Comunque tu potresti pure pescare una Sì, spella. dici? Vero? Invece no, a me piace pescare le terre, mi piace proprio. Lo faccio come hobby, cioè gioco come Ah, a Magic una come vera passione la tua. professionista, ma invece come hobby pesco le terre. È una cosa meravigliosa, consiglio a tutti. Trinisfera, che comunque tanto male non era, la faccio. Ma sì, cavolo, dai. Certo, gli facciamo vedere una carta in Comunque, più, però lui sempre ammazzarci deve ammazzare, eh. un modo lo troverà, però speriamo, insomma, Senti, tu scusa, potresti cominciare a pescare ti faccio una qualche domanda di ruling, ma deck. quanto costa Force of Will sotto Trinisfera? Tre Ah, mana. ok. Ecco chi ci ucciderà. Di Cominciamo. Esatto. 3 in 3 abbiamo 5 turni di vita. Danni. Finiti. Ho detto, Beh, poi mi anche sono qua. allenato proprio molto a pescare le terre. Ti ripeto, è una soddisfazione unica. No, perché io, cioè, quello che stupidamente ti avrei voluto dire, cioè, potevi utilizzare il tuo talento per Lo altro, so, sì, no? però a Mo, me. se tu mi No, dici. ma è una costruzione proprio del personaggio. È come a teatro, capito? Tu ti devi proprio. Oh, hai visto? Che è sotto calice 1, è perfetto. Però scusa, costa 3 Ma adesso, comunque. ma non è vero perché di converted mana cost è sempre 1, quindi insomma. Ok, ti posso dire, perfetto. Perché ti ho detto, va bene, basta, ti pesco una spell incastabile. Adesso puoi anche morire, però. Mentore, attenzione, interessante questa, secondo me. Ok, ah, dobbiamo cambiare un attimino la Eccolo qui, faccia. proprio lui! Con Sid, perché non gliela faccio vedere sta carta, ovviamente. Allora, dobbiamo cambiare un po' di approccio. Allora, probabilmente quando partiamo, togliamo forse un altro Magus. Forse togliamo un altro Magus. Dobbiamo mettere, penso, una. Perché se questi Bone Crusher vanno messi, Un mi sa, perché crusher, lui. ah, l'ultimo mago pure levo, metto l'ultimo Bone Crusher. Sì. Poi quanti Bone Crusher ci sono adesso? 4, Tutti e tutti e 4. quattro? Ma dico, non so se vogliamo mettere pure altre due flash. Perché? Ah, Perché se lui per i. gioca i mentori, e Boh. in realtà è un altro pezzo che dà fastidio. Perché Bloodmoon, bisogna capire com'è questo matchup. Effettivamente per ora sembra la Bisogna brutta. Anche che lui fa i tesori, i colori li prende da lì. Eppure è vero che se gliela fai de primo, però è morto. Cioè, è morto come tutti. Esatto, muore come tutte, quasi Come quasi tutti. tutti, esatto. Gavi ci sa perché se mai andando, cioè quando vai dritto e parti proprio aggressivo, lui non è contento. No. Sai quando partiamo noi? Perché, oddio, perché sto criminale gioca pure i Terminus. Cioè, questo c'è un piano che sto piano è criminale. Quindi in realtà un po' si accorge. In realtà un po' è forte Bloodmoon terzo. No. Quante sono? 60. Ah, perché Bancrasher sì, forse gli servono. I Galici a uno dai giocherà. No, giocherà di cazzo. Non so che la lista razzo, delle chip Ma interazioni che sì. giocherà. Quindi No, però effettivamente non ci ha fatto possiamo. vedere niente oltre a Brainstorm. Uno può pensare di levare Calice perché non gioca Bolt. Non lo so, cioè, ma mi sembra così strano. Allora, dai, non ci credo. Bonder non lo giocherà con Terminus e dai. Fasco Scott le vuoi, tre Bianchira le vuoi, le due Bianchira le vuoi,
E tutte le creaturine le vuoi? Trinisfiar come? Trinisfiar è bella per Terminus. Eh sì, eh. Terminus è molto bella, ovviamente. E guarda, togli. Togli una bianchiera, scusami, no, dai, togli una bianchiera, metti una 3-2 di quella lì. Carina. Direi vai. Anche che mancano 10 secondi, quindi insomma. Però mi piace Sì, no, molto perché il come tu sai, io salto sempre automaticamente, veloce, eccetera. Tu invece ci pensi, ci rifletti. Ragazzi, veramente si può imparare tantissimo da Marco. Io sono fortunato ad averlo come amico. Ok, che facciamo di questa mano? Mi sembra. stavolta un po' fame, però secondo me si può Dai, oh, gli tenere, fa Blood Moon into Trinisfera, mica dai. sarà contentissimo, no? Che devo fare prima di terra? Montagna, vero? Sei montagne. Montagna, Ancient Tomb, City of Traitors e vediamo lui che dice. Cioè, Trinisfera non blocca quello che lui ci ha fatto vedere, diciamo con cui chiude la partita, Old Breacher e Day's Undoing. Però Old Breacher potremmo pure ammazzarlo, Però gli sta sulle palle. Esatto, si immaginava. eh? Ok, quindi qui in teoria fare Blood Moon, secondo me è meglio fare Blood Moon adesso e Trinisfera dopo. Oddio, se fa Trinisfera adesso, però lui. Oddio. Sto pensando. Sì, forse in realtà la vuoi fare. In realtà lo sai che forse. No, forse devi fare dei. Oddio, perché fare Trinisfera, dai. No, io non me la volevo far counterare, cioè nel senso secondo me la countera Sì, sicuro. però. Arriva il counter proprio stampato su questa carta. No, brainstorm. E poi ci pensa, giustamente dopo aver pescato 3 e dover mettere 2 sulla cima. Eccoci qua, entrata Trinisfera. Buono. E questo ci piace, questo è un buon turno per noi. Perché tu adesso dopo fai un war boss probabilmente. Perché lui praticamente non può fare nulla e devi aspettare, Non ti può cioè, fare. e poi lo guardi mentre fa il suo Old Breacher tutto il tempo con il tuo Bone Crusher in mano, giusto? Ah, qui faccio montagna, anche perché ne sto. Sì, perché tu ti richiami, quindi insomma Che ti ti tocca. devo fare? War Boss, eccolo qui. Lui qui non può counterare a zero, quindi deve fare un counter. No, non può fare nessun counter. No, questo non può Non può fare fare niente, niente. questo Ok, qua. questo turno è andato così. Ci prova però. Si è fatto una vita. Sì, qui paga domani lui, sì, domani, sì, domani. Scoprirà a sue spese che no, non può usare Force of Will. E adesso ci ha dato l'informazione che ha una forza in mano. Vabbè, che comunque è un'informazione che ci terremo per noi. Io credo che il prossimo turno sia quello cruciale perché noi andiamo ad attaccare. Lui probabilmente vuole fare un breacher in qualche modo e noi facciamo il No, lui bone prenderà, farà fine turno un breach, crusher. Adesso, noi come fa a faremo far finire spawnare il quelli. turno? Ah, dici No, il turno dopo. dopo dico, no, un Ma breach. secondo me lo fa in combat per beccare per bloccare la pedina come ha fatto prima. Andiamo, lo scopriamo, guarda. Aspetta, calare terra. No, già quella terra è sbagliata. Questa dobbiamo calare, No, giusto? Sì. 3-3-6, devi calare Sidon, sì, devi calare Sidon. corretto. Anzi, devi fare, aspetta, no, fai Blood Moon. No, scusa, no, non fai Blood Moon, ho detto una minchiata io. Attacchi. Intanto. Non so, non posso più farlo. Tanto non posso anche Vabbè, almeno adesso abbiamo un clock. Lui deve veramente trovare Terminus rispetto alla no, partita di prima, perché vero, insomma. vero. Tu devi fare terra passo. Non faccio Blood Moon quindi? Come Quella che non ho montagna, no, mai hai montagna, montagna. cambiato idea? No, perché se si. Perché, no, perché era una cazzata. Perché se fai Blood Moon, fai a due. Vai, la tua Seed of Traitors perde mana, il tuo stomp ti costa 2-3. La mia Seed of Traitors perde mano. Capito? Faccio Se Seed tu of fa. Traitors. Poi ce l'ho 3. Stomp ti costa 3 di Seed of Brass. Oh, cazzo, questo si accorda. Dici, certo, guarda questo, che si è presentato con dici, certo.
Mo se fa terminus dalla cima siamo morti. Infatti ci prova, upkeep, no, non lo fa. Come fa? No, non c'ho poco, addirittura che ci va a terminus al buio, però. Ha E non può fare, se fa switchato. brainstorm. Ah no, giusto, certo. No, no, scusa, ho detto una cavolata. No, ce lo poteva avere, però poteva pure non Sì, ce averci. lo poteva avere, ce lo doveva avere sulla cima proprio da solo. Mamma mia, forte, 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 forte. Comunque, bravo, perché non picchi mai spell. Bravo, bravo, bravo. Vedi? Questa è una bella Vedi? cosa. Ecco, questa magari non è bellissima. Ma che facciamo? Gli spariamo in faccia per poi fare il 4-3? Oddio, sti realtà non è che sta a 600 lui. No. E a starta, quindi. Forse vorremmo, oddio. Lui sta a 11, se lui attacca va a 11, va a 10, va a 8, ah, tu lo attacchi va a 11, poi va a, da 11, va a 10, va a 8. Tu metti quello, lo mandi a 1, non può più sfrecciare se prende il danno, sì, hai Sì, capito? ho Perché, capito. se tu lo attacchi, se tu lo mandi a 11, Poi lo mando a 8, poi faccio stomp, cioè faccio bone crusher. se tu lo attacchi, lo mandi a 10, mandi a 8, poi tu lo attacchi per 7. E lui sarebbe obbligato a fare quello. Una stellina potrebbe Ma no, ho aiutare, però. pescato Cioè, solo terre. perfetto. Pal. No, vabbè, fai la tua. Comunque, sei una macchina, ti posso dire. Cioè, mazzo, non è che gioca a testa, mazzo, però. Cioè, è un professionista, però tu, come tutti i professionisti, non Un'altra forza Wilcha. Ha picciato un Arset e ora piccia il Breacher. Come se non ci fosse un Shatter domani. Screw Smashing in Peccato perché faccia qui non si. glielo No, posso fare. perché qui è tipo qua se tu avessi avuto una creatura e lo mettevi le dalle pure dopo. Sì. Con una qualsiasi creatura. Non riesco a pescarla, che ti devo dire? No, lui però ti farà No, mentore. fa Ah col no, preferi. cesso. Ah, questo si accolla. Si accolla nel senso che è morto Si pure. accolla lui. Dai, che ho sagrato. Beh, questa almeno è una cosa. Vabbè, prima provo ad attaccare Deferino e poi faccio due danni a Ah lui sì. Ah, e faccio Bone Crusher, no? Io credo che comunque lui qui abbia risposta, che sennò non giocava così. Vediamo se c'ho ragione. no, secondo me no, non c'è niente, vero? Infatti non c'è niente, ok. Quindi in faccia. È un ottimo bone crusher senza farmi danno, che vabbè, Sì, non è che era proprio insomma. necessario. Però vabbè, 4 è una 5, comunque lo metterò se feccia muore, eh. Infatti non feccia, Infatti, bravo Oppo. forse potevamo attaccare Dovevamo attaccare lui? Perché lui, non Teferina. Sì, scusa? E credo che sì. no, stava uno in più. Perché Deve così. prendersi spiga, immagino. Sì, vabbè, penso che insomma, un modo lo farà. Quindi in realtà Blood non era bene questo matchup, sì, non era accia. Oh, scopriamo. Un'altra volta quel Esatto. coso, che tra l'altro non. Cioè, se ci rimbalza Bone Crusher non si fa danno. Ma per. Ah, però non può fare spiga adesso, Però questo è un turno che a noi, ti eh. È posso dire. buono sto turno per noi, dai. Un po' Madonna, buono, City of abbiamo però Traders, rotto i un'altra coglioni da lì. volta, però incredibile. Allora, Faccio. Questa in un secondo. faccia a questo. Due danni a No, lui. abbiamo ah, no, devi no, aspetta un secondo. Se tu attacchi, lo mandi a devi attacchi lui. E lo mando a 4. Mandi a Poi. 4, poi. Gli fai stomp in faccia. Va a 2. E mo non può più fare sfiga. Ah no, c'ha un'altra Force of Will. Traforce Will. Ed è Ok, rimasto con va bene, spiga. però per te.
Ok, allora E non glielo vuoi passiamo. ammazzare sto coso con questo? No, no, dai, se ti fa un mentore pescato, ti ammazzi, dai, io. Se ti fa un ti ammazzi proprio, Ah, no, cioè io non ce è l'ho! che. O deve pure pescare, dico quello, cioè nel senso proprio lui c'ha spiga in mano e pescamento, bella. Tanto io pesco solo merda, quindi che problema c'è? Mo attacchi a lui, sempre, e mo gli Tanto fai. attacco a lui, fa Fai un altro per. sfiga, fa spigo. Comunque, esatto. No, vedi che c'è stato un turno qui. Lui doveva stare a due, peccato. Lui sa cosa sta facendo, sfiga, va bene. E tu no, glielo ammazzi tanto, anche se fa schifo, però glielo ammazzi perché, insomma. L'hai fatto da tre? Sì. Da due lo devo fare, no? Da due, sì, insomma, credo, insomma. Lui c'ha una carta, siamo al top deck tutti e due, solo che lui top deck ha molto meglio di noi perché può fare di tutto. Oddio, a tre mica tanto, tu pecca tanto meglio di noi, mo tutto può essere, però. Ho capito, lui top deck ha brainstorm, se shuffla, Però. placewalker, Jace, che cazzo ne so, noi che top deckiamo? Un Fireflux con Aster lo ammazziamo, ad esempio? E fai sta cazzo del Platinum 7 volte fa, ma una creatura comunque, tu c'hai protezione delle creature. Ma io sta cosa non l'ho capita, che c'hai sta Ma che protezione, te però. devo dire? Guarda, a me veramente sto gioco. Lo dico sempre che mi odia, ma insomma. Force of Negation. Non la vuole sta Vlatman. Vai, continua, continua. Che stai a tre, stai. Il tizio con No. rapidità, appunto, come hai detto tu, vince la partita da solo. No, ma una pianchiera, una cosa umile, Sì, pianchiera Pianchiran, tanto. tra l'altro stavo pensando, lo ammazza pure perché credo che gli posso sparare subito. Ecco, guarda la creatura che Ah ho sì, pescato. Guarda. invece. Va bene, vai, La più basta. brutta tra le creature che potevo pescare di tutto il mazzo l'ho pescata. Però questa forse è la sta due. Quindi, vabbè, vai. Niente, quel danno su Teferino non andava fatto. La sensazione ti dico però. Beh, sì, anche perché con Shattersky Smashing in mano vuol dire che gli avremmo fatto Shattersky Smashing anche su quel Teferino. Ma io continuo a pescare terra, Gioco in non ti più. preoccupare, Marco, per te. Comunque io penso che tu ci abbia proprio una malattia alle mani, quindi è una cosa brutta, cioè una cosa brutta, 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 brutta. Cioè non è una bella cosa quello che stai Hull Breacher farà, che almeno quello l'ha pescato. a Sì. Cose fare. Ok. che happens, blocca. Se non blocca è No, pazzo. magari Se non prende. blocca è pazzo. È pazzo. Vabbè, noi gliela Allora hai ammazziamo. visto che invece andava fatto così? Perché? No, no, stava a zero, se non. Vabbè. E no, però avresti dovuto risolvere Avrebbe Teferi. bloccato. Vabbè, però questo, però lui è un professionista, perché un altro counter non ci E credo. invece sì. Non può essere No, però forse forse non lo Will fa. non può Cioè, essere, no. forse perché. Forse Will non. Esatto, cioè, forse Will c'ha protezione lui, eh. Pensa tu, non ha bloccato, che folle, perché probabilmente c'ha Days Undoing in mano e Force of Will. Quindi adesso farà Days Undoing, ci passa il turno e muore. No, con Speriamo. due open non muore perché potrebbe pescare una rimozione. Allora, peschiamo 7 pure noi, insomma, a Dici che 2. ce la faccio su Ah, ancora 7 ce la carte a faccio. non pescare terra? Sì! 4-1 col Camilluzzi deck alla grande. Bella Marco. Peccato, peccato, peccato per il 3-0, peccato per il mancato Vabbè, 5-0, però dai, cioè, peccato, peccato. veramente matchup off meta, spiriti complicato, lui che parte forte comunque tutte le partite, cose che happens, dai, ci sta, Sì, ci sta, ci sta. però noi dovevamo ragionare un po' di Va più. bene, va Però ci sta. bene. Marco, come al solito, io Ci ti sta. ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi. Volevo ricordare a Anche a me ha fatto tutti molto che in piacere. descrizione sono gli articoli che ha scritto per ora sul sito su cui scrive 95 Magic, ne scriverà altri, quindi continuate a seguirli. So che un sacco di Sì, gente su Discord però ha detto che questo fine settimana ne esce un ecco, altro. ha detto che comunque li ha letti e li ha apprezzati. Tutti
torna quando vuoi a giocare i formati che vuoi, perché noi abbiamo bisogno della camilluzzitudine e sei anche sparito, il che è molto particolare. Vabbè, ragazzi, che dire? L'ospite l'abbiamo ringraziato, voi vi ho ringraziato per aver guardato, no, vi ringrazio adesso, grazie per aver guardato. Se vi va di giocare Legacy, se vi va di giocare su MTGO, vi ricordo che c'è un codice sconto a Ghira al 15% sui primi 3 mesi di abbonamento per quanto riguarda Mana Traders, e concludo dicendo che il canale e tutto quello che faccio è sorretto dagli abbonati su una piattaforma, quella viola o su questa, quella rossa. Decidete come, ma se volete appunto e pensate che questi contenuti vi piacciono, magari potete darmi una mano. Detto questo, grazie ancora per aver guardato.